Una città medievale dalle viscere di Siponto è quanto stanno portando alla luce un gruppo di ricercatori canadesi dell'Università di Montreal insieme all'Università di Foggia e Bari con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio di Foggia e BAT e la Direzione Regionale dei Musei Parco Archeologico di Siponto. Il progetto di ricerche archeologiche a Siponto è un progetto che si è avviato ormai 3 anni fa e vede la collaborazione di più istituti di ricerca, appunto i colleghi canadesi che scavano a maggio-giugno e poi a settembre-ottobre un'equipe composta da docenti archeologi dell'Università di Foggia, cui faccio parte, e dell'Università di Bari, ovviamente in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per la provincia di BAT e Foggia e la Direzione Regionale Musei, Parco Archeologico di Siponto. Quindi c'è una sinergia di istituzioni che vede appunto la collaborazione tra diversi gruppi di ricerca sul sito di Siponto. Questa piccola iniziativa l'abbiamo pensata proprio per rendere partecipi anche i bambini di Zapponeta, che ospita gli amici e colleghi canadesi in questo periodo, per renderli partecipi dell'attività che stiamo facendo. Il progetto di ricerca degli scavi ha preso vita 3 anni fa quando i ricercatori hanno iniziato a studiare l'area di Siponto, particolarmente ricca di reperti, in un progetto di ricerche archeologiche che punta allo studio, alla tutela e alla valorizzazione dell'antica Sipontum, soprattutto nella zona medievale del XIII e XIV secolo. Siamo qua con un gruppo di studenti per fare le ricerche all'antico Siponto, vicino qua al Lago Salso. Siamo qua già dalle ultime settimane di maggio, facciamo uno scavo di 6 settimane e in questo momento stiamo scavando i resti della città medievale del XIII e XIV secolo. Il nostro progetto prosegue nei prossimi anni e speriamo faremo altre iniziative nei prossimi anni, anche settembre-ottobre con l'Università di Bari e Foggia, con i bambini e anche con la comunità di Manfredonia. Speriamo che tutta la comunità venga a comunicare con noi, vedere lo scavo e anche partecipare a queste attività. Grazie. Uno studio che i ricercatori hanno voluto portare alla luce estendendo la partecipazione e la conoscenza del territorio, partendo proprio dai più piccoli, dagli studenti delle scuole di Zapponeta. E lo scorso giovedì, nel villaggio turistico del centro rivierasco di Zapponeta, dove i ricercatori canadesi sono ospiti dallo scorso marzo, i ricercatori hanno organizzato un pomeriggio all'insegna dell'archeologia e dell'amore verso il proprio territorio. Che lo scopo di tutto questo è quello di far appassionare i bambini al territorio, alle sue peculiarità, scoprirlo per poterlo amare e rispettare. Ed è una cosa molto interessante. Tra l'altro rientra proprio un progetto che sta terminando in questa scuola sull'educazione alla cittadinanza. Dunque non solo turismo balneare ma anche divertimento misto a cultura e sapere, quello andato in onda giovedì nel villaggio turistico che ha coinvolto i piccoli ospiti in vacanza a Zapponeta oltre che i piccoli studenti, con la speranza, ha detto il giovane gestore del villaggio Giuseppe Del Vecchio, che tali iniziative possano essere sempre più presenti e assidue per fare in modo che il nostro territorio venga preso in considerazione anche per la cultura e non solo per il mare da bandiera blu.